Eccoci qua. Scusate l'imbarazzo, io personalmente non sono molto pratico con questo genere di cose, sono orgogliosamente imbarazzato anche. Però insomma forse vale la pena fare questo video per ricordare un appuntamento importante, ovvero la mia, anzi la nostra, mia appunto di Franco Ranieri, che è un amico e maestro, e appunto la nostra partecipazione a questa rassegna è molto importante. Si chiama Portus Lune. Lune Art Festival, che si tiene a Luni, in provincia di La Spezia, e la nostra partecipazione sarà il 10 agosto. E questo. Ringraziamo Sergio Maffredi per l'invito, ovviamente per questa grande opportunità che ci viene concessa. Siamo molto felici e orgogliosi di questo, prego, non No, 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 potete. anzi, è ovvio che lo ringraziamo. Anche perché insomma, ci stiamo lavorando insieme anche a lui per tentare appunto di raccontare parte dell'Odissea. Ecco, se È vuoi un aprire. lavoro che abbiamo, cioè l'incontro tra la musica e la letteratura è una cosa che abbiamo già fatto in altri lavori ed è sempre stata una sfida per noi. Questo perché far incontrare la musica con le parole è più complicato di quello che sembra. È complicato nelle canzoni, figuriamoci quando si ha a che fare con opere così importanti, colossali, che hanno attraversato tutta la storia dell'Occidente. Queste parole che sono antiche, hanno 3.000 anni, le faremo incontrare con la musica che noi, e con i suoni che noi utilizziamo per i nostri lavori, per la nostra attuale attività di musicisti. E a dire il vero, in realtà è una lontananza che è più, come dire, cronologica che reale, perché queste parole sono tanto moderne, tanto vive. E sono parole che in qualche modo aggiungono al nostro racconto, anche di individuale, di vita di tutti i giorni, la possibilità di dire cose che è sempre più difficile dire e raccontare, Ma che sentiamo la perché necessità di se ribadire oggi come non mai, forse. certo, perché secondo me alcune parole proprio, mi ripeto, cominciano a cancellarsi dal nostro vocabolario e sono parole invece che ci servono per raccontare il mondo e per capirlo anche, ecco. Quindi l'importanza di questa, per noi, di questo lavoro, di questa attività, sta proprio in questo, anche proprio la volontà di far incontrare il pubblico con queste parole, e dare a queste parole il nostro senso attraverso la nostra musica, attraverso i nostri suoni. Quindi niente, vi aspettiamo numerosissimi, è vero, a Porto Salone Art Festival il 10 agosto. Grazie ancora a Sergio Maitani. Ciao ciao!